Prima di iniziare la storia della letteratura, abbiamo detto facciamo un po' di storia della lingua italiana. L'altro giorno abbiamo fatto un po' di riflessioni, adesso andiamo a vedere un po' più nello specifico quella che è la storia della lingua. Vedete che vi ho messo sulla prima slide la copertina di un manuale universitario, perché per preparare questa lezione ho preso spunto da questo testo, che è molto bello, un manuale del Mulino. Mulino è una casa editrice che fa tanti manuali per università. Questo volume si chiama La lingua italiana, storia, testi, strumenti. È stato scritto da Claudio Marazzini, un professore torinese di origine che insegna all'Università del Piemonte Orientale, che ha ricoperto varie volte l'incarico di presidente dell'Accademia della Crusca, che sapete è la più importante accademia linguistica italiana. In questo libro si parla della storia della lingua italiana. Noi iniziamo con questo excursus che ci serve come introduzione per capire come è nata quella che poi è diventata la lingua italiana. Sul vostro libro di testo non ci sono esattamente le stesse cose, ma l'argomento è trattato in maniera abbastanza approfondita da pagina 24 a pagina 28. Ora, io non vi dirò prendete da pagina 24 a pagina 28, sottolineate, fate. Voi sapete che qua ci sono le informazioni. A voi poi andare, oltre a studiare gli appunti, a studiare sul libro da pagina 24 a pagina 28. Allora, con la fine dell'impero romano d'Occidente si crea una situazione politica e sociale molto particolare. L'anno scorso avreste dovuto studiare, sicuramente li avete visti e poi li ripassiamo, i cosiddetti regni romano-barbarici, cioè dei regni che si creano dalla commistione, cioè dall'unione, dei barbari conquistatori con i latini sottomessi. Ad esempio in Italia arriva Teodorico, re degli Ostrogoti, e a Ravenna nasce un regno ostrogota. In Francia arrivano i Franchi di Meroveo, nasce un regno merovingico, cioè un regno franco-latino. In Spagna abbiamo prima la dominazione dei Vandali e poi un regno romano-barbarico visigota e così via. Nascono dei veri e propri regni romano-barbarici. Siamo subito dopo la fine dell'impero romano d'Occidente, quindi tra il V e il VII secolo d.C., Costanza. C'è la registrazione apposta. Tutte le regioni dove si parlava latino hanno quindi adesso dei nuovi dominatori stranieri. Sono arrivati i barbari. I barbari parlano una lingua che appartiene a un ceppo linguistico diverso rispetto a quello del latino. Generalmente parlano lingue germaniche. La lingua e la cultura dei latini vengono definite con un termine tecnico substrato. Cioè uno strato che sta sotto, sub, in latino vuol dire sotto, come la mutata sub, no? Che va sott'acqua. Invece la lingua, i costumi e le tradizioni dei conquistatori, cioè dei barbari, prende il nome tecnico di superstrato, ciò che sta sopra, super, superstrato. È tutto scritto sulla slide. Cosa vuol dire? Che i nuovi conquistatori arrivano e hanno una loro lingua. I conquistati parlavano invece latino, giusto? Le lingue che nascono dall'incontro tra queste due lingue diverse
prendono nome di lingue neolatine o romanze. Il termine romanzo deriva dalla espressione romanice loqui, che in latino vuol dire parlare al modo dei romani. Romanice loqui, con la Q. Se noi pensiamo alla toponomastica, cioè al nome delle regioni, notiamo tante tracce di questa evoluzione. L'Emilia-Romagna si chiama così perché c'è la via Emilia, che è la via che già romana che attraversa la regione, e poi si chiama Romagna perché era la Romania, non con la G ma con la N, cioè la zona occupata dai bizantini. Se tu pensi all'Emilia-Romagna, quella regione nel suo nome porta la traccia dell'importanza che i bizantini avevano in quella regione. La Lombardia, dove c'erano i Longobardi, esatto. La Romania, che nel mondo antico era la Dacia, era stata conquistata da Traiano, vi ricordate? Da chi? Traiano, che poi fa la corona traiana per celebrare la conquista della Dacia, equivale alla Romania. La Romania resta un'isola linguistica in cui si continua a parlare un po' di latino. Questa cartina che vedete proiettata fa vedere dove si parlano in Europa le principali lingue derivate dal latino e dall'incontro del substrato latino con il superstrato germanico. In Italia abbiamo i vari dialetti italiani, che vedremo nello specifico. In Spagna abbiamo il volgare, chiamiamolo così, che poi diventerà spagnolo. In realtà anche in Spagna ci sono suddivisioni in dialetti, pensate al castigliano e al catalano. A Barcellona parlano in maniera molto diversa rispetto a, che a Madrid, eh? Catalano in Catalogna. A nord, bravo Gabriele, ci sono anche i baschi. I baschi sono un caso straordinario, non c'entrano niente con il panorama linguistico europeo. I baschi sono proprio una lingua non indoeuropea. Vedremo fra poco che ceppo germanico e ceppo latino sono sempre parte della famiglia indoeuropea, ma invece i baschi proprio non c'entrano niente. Indoeuropea? Ci arrivo dopo, con calma, non mettiamo troppa carne al fuoco. In Francia ci sono due lingue diverse. La lingua franco-provenzale occitana, vedete che è in verdino dove c'è il 7, al confine con il Piemonte. Franco-provenzale o occitano, che si chiama anche Languedoc, dal modo in cui si diceva sì. In latino il sì si diceva hoc est. Nella Languedoc, che è la lingua del sud della Francia, si dice sì in questo modo, hoc. Languedoc è la lingua del sud della Francia, franco-provenzale. Invece a nord abbiamo la Languedoil, bravissimi. Languedoil, perché sì si dice così. Come si dice sì in francese? Oui. Quindi la lingua francese attuale deriva dalla Languedoc o la Languedoil secondo voi? Doil, bravi. Per fare tutte queste cose per arrivare dove? In che senso per arrivare dove? Italiano. Sì, stiamo facendo un po' di linguistica storica per capire come nascono le lingue volgari. Questo perché noi, quando faremo letteratura, studieremo prima la letteratura che nasce in Francia. Vedremo che ci sono due letterature diverse, una in Languedoil e una in Languedoc. Perfetto, sarà un ripasso. E entrambe, ma in modi diversi, influenzeranno la letteratura italiana. Poi, vedete che c'è anche il portoghese, c'è il dialetto toscano, c'è il romeno, ce ne sono tantissime, sono più 26. Sì? Tutto deriva dal latino. Ma dai. Ci siamo?
Se voi pensate alle regioni francesi, c'è una regione del meridionale che si chiama Languedoc, la lingua d'oca. L'avete mai sentita? Anche lì rimane la lingua d'oca, Languedoc, una regione del sud della Francia, rimane la traccia linguistica anche nella toponomastica. Allora, prima di vedere come si passa dal latino all'italiano e che cosa cambia, devo fare un piccolo excursus, cioè una piccola parentesi complessa di linguistica. Qua ho bisogno veramente la vostra collaborazione, dovete essere attenti perché non è immediato. Nel 1800, immagino sappiate, che l'Inghilterra ha costruito un enorme impero coloniale. Ad esempio, hanno il controllo sull'India. Anche, certo. Alcuni intellettuali si accorgono di particolari somiglianze linguistiche, lessicali, morfologiche e sintattiche che c'erano tra l'antica lingua indiana, quella usata nei testi sacri dei Bramini, che era la casta più importante, e le lingue europee. Questa lingua sacra indiana si chiamava, e si chiama ancora oggi, sanscrito. Vi faccio un unico esempio, perché non stiamo facendo glottologia, serve solo per capire. Il termine in sanscrito si scriveva con un altro alfabeto. Io non so l'alfabeto sanscrito, vi scrivo la trascrizione. Pitar. Il termine pitar in sanscrito vuol dire padre. Come si dice? Padre ovviamente italiano, deriva dal latino. Come si dice in latino padre? Pater. Pater. Come si dice in greco antico padre? Ve lo dico io. Pater. È uguale. È solo l'accento che... Ci arriviamo. Come si dice in tedesco padre? Father. Father. Gli inglesi, intellettuali inglesi, si accorgono che in tutte queste lingue il termine padre si dice nello stesso modo. Non solo, ci sono tante altre similitudini, tante altre parole, tante altre espressioni, tanti altri modi di coniugare i verbi, ad esempio, che sono uguali, identici. Come stai, Giulia? Allora, ripeto anche per Giulia quest'ultimo pezzettino. Abbiamo semplicemente ricapitolato. Gli inglesi, gli intellettuali inglesi nell'Ottocento, si rendono conto che padre si dice nello stesso modo in tutte queste lingue, ma non solo padre, tante altre parole, tutte le parole della famiglia, tutte le parole degli animali, tanti modi di dire, verbi, coniugazione dei verbi, eccetera. E quindi arrivano alla conclusione che tutte queste lingue hanno un'origine comune. E quindi si sono susseguite nei decenni, nei secoli dall'Ottocento al Novecento, tante teorie che cercavano di ricostruire questa lingua originaria, questa popolazione originaria che univa l'India con l'Europa. Cioè una popolazione nomade vissuta forse qualche migliaio di anni fa, nel 3000, 4000 avanti Cristo, che si chiamava indoeuropea, viene chiamata popolazione indoeuropea. Noi non sappiamo come fosse questo indoeuropeo, non abbiamo niente, forse non è mai neanche esistito, gli ultimi studi dicono questo, però c'erano effettivamente dei gruppi nomadi che avevano delle somiglianze, erano appunto nomadi, quindi andavano un po' dappertutto, un po' in India, un po' in Europa, un po' in Asia, e questo spiega tante somiglianze tra le varie lingue. Perché dicono una cosa che non sono sicuri? Perché purtroppo non abbiamo nessun testo scritto in quella lingua, però studiando le lingue moderne riescono a ricostruire spesso e volentieri un'antica radice. Vi ricordate prima che parlavamo della storia, della radice del verbo vedere? Certo. Quella radice vid, che fa idein in greco e video in latino, è un'antica radice
indoeuropea. Se noi andiamo a prendere, come si dice in sanscrito, vedere, sono sicuro che inizia con qualcosa, un with. Adesso non lo so il sanscrito, ma è sicuramente così. Ok? Perché questa premessa? Per farvi capire che in Europa tutte le lingue sono tra loro imparentate, più o meno alla lontana. Abbiamo detto che poi l'indoeuropeo si divide in vari ceppi. I principali sono tre in Europa. Il ceppo germanico, da cui derivano tutte le lingue dei barbari. Il ceppo slavo. Come? Slavo, da cui derivano poi il croato. Ma ceppo con due V? Ceppo, ceppo. Il ceppo? Ceppo. Il ceppo germanico, il ceppo slavo. Il terzo ceppo, ovviamente, io non ho ancora capito. Adesso ti faccio uno schema, Simone, capisci tutto. Il terzo ceppo è quello greco-latino. Io sono ancora sanscrito. Sanscrito. Vi faccio uno schema che vi risolverà ogni dubbio. Indoeuropeo si mette la sigla I punto e punto. È facile. Adesso vi spiego. Allora, considerate le lingue come una famiglia, un albero genealogico. In cima ci sta il nonno, in mezzo ci stanno i genitori, sotto ci stanno i nipoti. Indo-europeo, I punto E punto, questa è una E, indo-europeo. Ah sì, ho dimenticato ovviamente sanscrito. Quindi, chi vuole cimentarsi nell'impresa di leggere lo schema e spiegarlo? Dai, facciamo fare a Giulia così si distrae un po'. Prova un po'. Sì. Allora, in origine c'era una serie di lingue indoeuropee, giusto? Che noi non conosciamo. Però possiamo più o meno ricostruire. Questo lo capiamo dalla parentela che c'è tra quattro ceppi, che sono tra i loro fratelli. Vai, avanti. In sanscrito è la lingua sacra antica degli indiani. È come dire, il latino sta all'italiano come il sanscrito sta all'indiano moderno. Attenta, sono tre ceppi europei, hai anticipato il passaggio successivo, che sono le tre principali lingue che si parlano in Europa, le lingue germaniche. Tra le lingue germaniche cosa ci mettiamo? Il tedesco, ma anche l'inglese. Il secondo ceppo, quello no, il francese è nella latina. Ceppo greco-latino, secondo, e il terzo il ceppo slavo. Ok, quindi Giulia, per arrivare alle nostre lingue, italiano, francese, spagnolo, cosa devo fare? Chi devo mettere, marito e moglie? Filiazione diretta dal greco-latino con un piccolo contributo delle lingue germaniche, giusto? Prendiamo una base molto forte di latino e ci mettiamo qualche influenza germanica. Poche, pochissime. In italiano rimangono poche parole longobarde, gotiche. Guidrigildo, Guidardone, Staffa, Fara. Sono tutte parole che arrivano con il... ma sono poche. Lingua romanza. Dove c'è una forte influenza è in Inghilterra. Lo farete poi in letteratura inglese.
In Inghilterra ci stanno gli anglosassoni fino al 1066, poi dopo la battaglia di Hastings, 1066, Guglielmo Conquistatore, che è un normanno, arriva e porta la lingua dei normanni, che è il francese. Quindi in inglese avete anche lì un superstrato francese e un substrato tedesco-germanico. Tant'è che, arrivo subito, le parole difficili sono francesi, le parole comuni, ad esempio i phrasal verbs, sono germaniche. I phrasal verbs sono le parole tedesche usate, germaniche, usate dal popolo. La radice latina è la base delle parole complesse. Ho anche, c'è uno studio bellissimo sulla carne. Sulla carne. L'animale vivo si dice in germanico perché veniva allevato dai poveri. La carne di animale si dice in francese, o comunque da una parola che deriva dal francese, perché la carne cotta arrivava solo sulla tavola dei ricchi conquistatori normanni. Se pensate ad esempio all'agnello, si dice lamb, giusto? L'animale. Invece la carne di agnello si dice veau, come in francese. Anche, scusami, francese, mi è venuto in mente un altro esempio. Come si dice maiale in inglese? Pig, parola germanica. Come si dice carne di maiale? Pork, parola francese. Francesca? È tutto un giro, se ci pensi. Dimmi. Allora, lei ha spiegato che appunto le lingue in Europa, cioè le lingue che noi conosciamo oggi, in antichità sono state influenzate dalle popolazioni di Europa. Sì. Ma io non ho capito, ma non solo la lingua greco-latina. Sì. È stata influenzata da... Non è stata influenzata, sì. Deriva. Indoeuropea nonno. Greca, latina, sanscrita, ceppo slavo e ceppo slemanico sono i figli, lingua romanza, nipoti, inglese, nipoti, ok? Ci sono due eccezioni, anzi tre eccezioni in Europa, di lingue non indoeuropee, che sono le lingue più difficili da imparare per chi studia lingue. Una l'abbiamo detta prima, il basco. Il basco non è indoeuropea. I baschi erano lì da prima che arrivassero gli indoeuropei, quindi da almeno 6.000 anni. E le altre due sono l'ugro-finnico, l'ungherese e il finlandese. Ugro-finnico. Sono difficilissimi per noi da studiare. Finlandia e ungherese. Norvegese è una lingua germanica. E poi l'ultima, in realtà non è proprio Europa, le lingue turchiche altaiche. Il turco non è difficile. Quindi le lingue più difficili da studiare per un europeo sono il turco, l'ungherese, di cui ho parlato ovviamente in Europa, il turco, l'ungherese e il basco. Cioè, lo svedese è germanica. I baschi, i paesi baschi. C'è anche la scuola di calcio. Sai che sono indipendentisti forti, no? Sì, 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 sì. Per quello, perché sono proprio un'altra etnia. Perché loro sono in mezzo tra Francia e Spagna. Esatto. Ma l'arabo. Sì. L'arabo è un altro ceppo linguistico ancora. È totalmente diverso, no, qua stiamo parlando di lingue europee. L'arabo è una lingua semitica, quindi è imparentata con l'ebraico e l'aramaico. Fin qua è tutto chiaro? Sì. Giulia, sei viva o ti ha ucciso un occhio? Perfetto. Questa era la premessa a quello che facciamo in questi ultimi 20 minuti. E quindi questo non è nulla. Questo era per capire quello che vi dico dopo. Noi dobbiamo capire come dal latino si è passati all'italiano, quali sono le modifiche principali. Non andremo a fare tutta la storia del passaggio dal latino all'italiano perché è complesso. Se qualcuno di voi si iscriverà all'università di materie umanistiche, studierà storia della lingua o linguistica, ma andiamo sul semplice. Alcune cose ci servono. Allora, tutte le parole italiane, tutti i nomi italiani derivano generalmente dall'accusativo latino a cui cade la M finale. Prendiamo un esempio.
dall'accusativo latino. Dall'accusativo latino, vi ricordate il caso del complemento oggetto, quello che finisce in M? Parto da un esempio facile facile. Capillum. Capelli. Cosa vuol dire capillum in latino? Capello, capello. Capello. La M cade perché già i latini, quando parlavano il latino quotidiano, si mangiavano un po' le parole. La M finale cadeva. Quindi capillu. Quello che è difficile da capire, forse, è tutta la questione legata al vocalismo. Sapete che ci sono 7 vocali in italiano? Sì. A, E, E, O, O, U. 6? No. Ah, esatto, lei 7, ok. Grazie. È chiaro per tutti che le vocali italiane sono 7, non 5? A, E, E, O, O, U, I. A è breve e chiusa, è aperta e chiusa, o aperta o chiusa, I, U. Sono 7 le vocali italiane. Botte, botte. La botte, le botte. E con la U? La U è una sola. Pesca e pesca. Pesca e pesca. La canna da pesca e il frutto pesca. L'ho spiegato l'altro giorno, Flavio. È da una vita che l'ho detto questa cosa. Comunque, ripetita io. Come abbiamo fatto a passare da capillu a capello? Ha influito l'accento. L'accento chiude le vocali, soprattutto nelle sillabe toniche. Qual è la differenza tra una sillaba tonica e una sillaba atona? Una sillaba tonica è dove cade l'accento. Dove cade l'accento in capello? In capillum? Capello. Quindi qua. I aperta accentata diventa E. Qui a destra vi ho riportato lo schema del passaggio delle vocali toniche dal latino all'italiano. Faccio solo qualche esempio, non dovete saperlo perché è difficile. Lignum, la I, funziona come capillum, diventa legno. Vinum, invece, non è più una E, una I breve, scusatemi in latino, è una I lunga, quindi rimane uguale. Vino. Gli stessi fenomeni che abbiamo visto per le vocali avvengono anche per le consonanti. Ad esempio, il fenomeno dell'assimilazione rende due consonanti diverse simili. Somnus diventa in italiano sonno. La prima M si è assimilata alla seconda M. Altro esempio, se io dico speculum in italiano, che cosa diventa? Specchio. Specchio, perché cade la U, speculum, e poi diventa specchio. Ma ce ne sono tantissimi di questi fenomeni. Ad esempio, patella vede una sonorizzazione della T in D e diventa la padella. La padella è anche la. Allora, la linguistica storica si occupa di studiare questi interessantissimi fenomeni. Vi faccio due esempi che a me colpiscono molto. Come si dice in latino cavallo? Equus. Le parole dotte italiane che hanno a che fare con i cavalli derivano dal latino, quindi equitazione, bravo Marco, carni equine, giusto? Però come diciamo noi cavallo? Cavallo, che deriva da una parola popolare, caballus. Anche lì c'erano i registri, no? Vi ricordo l'italiano dei dotti, l'italiano dei poveri, del volgo.
il latino dei dotti che dicevano ecus e il latino della persona normale che dicevano caballus. Altro esempio. Il vino. Vino, era già vino. Altro esempio, come si chiama in latino la casa? La casa. Domus, ottimo. Come si chiama la casa in italiano? Casa, perché deriva dal latino casa, che voleva dire la casetta di campagna, la casupola. E invece la domus romana che fine ha fatto in italiano? La villa. No? Domicilio. Domicilio, bravo Marco, oppure? Brava Maria Vittoria. Oppure il du? Il duomo, la casa del signore. Il dominus, ma non facciamo confusione. Quindi vedete che il latino si è evoluto con delle caratteristiche particolari. Perché da domus è diventato duomo? Questo è importante. Avviene il cosiddetto dittongamento. Cioè dalla O, per un altro fenomeno del vocalismo che non vi spiego nel dettaglio, si è passati a uo. I latini dicevano bonum, buono. E noi diciamo buono. Novum, e noi diciamo nuovo. Buono e nuovo erano usati ancora da Manzoni. Quindi vedete quanto è lunga l'evoluzione nel tempo? È molto complessa. Perché vi ho fatto tutta questa premessa? Perché noi inizieremo a studiare letteratura italiana partendo dai testi della poesia siciliana. Il siciliano è un dialetto italiano, ma ha un vocalismo diverso. E questo comporta un fenomeno molto molto particolare, quello della rima siciliana. Ma lo vediamo in una delle... L'avete fatta l'anno scorso la rima siciliana? Come si spiega? Con i toscani che non capiscono il siciliano lo traducono e pensano che siano rime finte. In realtà sono rime vere perché hanno cambiato loro le vocali traducendo, trascrivendo il testo. Ok? Si spiega tutto così col vocalismo. Ok? Ah, ad esempio, cambia anche il modo di usare i tempi verbali. Come faceva il latino il futuro? Col suffisso bo, laudabo, loderò. E però in italiano noi usiamo anche delle perifrasi che si sono accorpate, loderò, o anche loderei al condizionale. Da laudare abeo con varie, o da lodare, quindi loderò con vari passaggi, ma non sto a soffermarmi troppo. 5 minuti. No, dico, finisce oggi poi. Sì. Qualche altro esempio. Levis diventa lieve, venite diventa viene, vedete questo è dittongamento, focus diventa fuoco. Uomo diventa uomo, quindi da una vocale diventano due. Il fenomeno inverso invece, cioè i dittonghi au, ae, oe in sillaba aperta e tonica, monottongano, cioè il fenomeno opposto, da due diventano uno. E voi dite, ma a me cosa me ne importa di tutte queste cose? Però spiegano ad esempio perché noi diciamo oro come sostantivo, ma parliamo di riserva aurea, giusto? Perché l'oro è la parola quotidiana, aurea invece è una parola che viene ripresa da aurum latino, è una parola dotta. Oppure noi diciamo mesto, che vuol dire triste, perché in latino si diceva maesto, e pena da poenam. Però la stessa parola latina, causam, dà origine a due parole che noi non avremmo mai pensato parenti tra di loro in italiano. Causam, diventano la causa, ma anche la cosa. Tutto chiaro fino a qui? Sì. Ultimo argomento di oggi. Abbiamo visto il passaggio dall'italiano, scusate, dal latino all'italiano. Quando possiamo dire che questo passaggio ha avuto termine? Non è mica facile. Dimmi. Ah, la domanda. Quando possiamo dire che si è completato questo passaggio dal latino all'italiano?
Non è facile, eh? Vi ho messo 4 tra i più antichi documenti della letteratura italiana, della lingua italiana, scusate. Noi andremo a vederli uno per uno. Parto da questo. Fino a pochi anni fa, fino a 20 anni fa, si pensava che il più antico documento scritto in lingua italiana fosse il Placito Capuano. Sembra una parola difficile. In realtà Placitum vuol dire atto del tribunale, Capuano di Capua. Capua è una città in Campania. Allora, che cosa succede? Oggi vediamo solo questo, poi gli altri li vediamo la prossima volta. Nel 960 d.C., fino a pochi anni fa si pensava che questo fosse il più antico. Nel 960 d.C., c'è una causa in tribunale tra il padrone di una terra e il monastero benedettino di Capua. Cosa succede? Il padrone del terreno dice: i monaci benedettini occupano quel terreno indebitamente, perché quel terreno è mio. I monaci benedettini cosa dicono? Noi abbiamo il diritto di avere quel terreno, perché per 30 anni abbiamo goduto di questi terreni in usufrutto. Quindi, secondo la legge longobarda dell'usucapione, usucapione, segnatevelo, usucapione, noi abbiamo il diritto di impadronirci di questo terreno per consuetudine d'uso. Uso, capione, capio vuol dire prendere, prendere per l'uso che ne abbiamo fatto. E quindi come fanno in un tribunale, secondo voi, a dimostrare che hanno avuto 30 anni di usufrutto? E voi come fareste? Come fate in tribunale a dimostrare una cosa? Porto delle prove. Quali? I registri non c'erano, non scrivevano, non c'era il registro. Porto dei testimoni. I monaci benedettini portano varie persone a testimoniare e tutti dicono la stessa cosa. Saoco che le terre, perché le fini che chi contiene, 30 anni le possette, parte santi benedetti. Che tradotto in italiano corrente vuol dire: so che quelle terre entro quei confini che sono qui, in questo documento riferiti, le possedette per 30 anni il monastero di San Benedetto. Qual è la particolarità di questo documento? Che il documento è scritto in latino, tutto in latino, perché il latino era comunque la lingua ufficiale per eccellenza, ma il notaio che ha redatto il documento, per velocità forse, ha riportato la citazione dei testimoni in questa lingua, che direi possiamo tranquillamente chiamare italiano. Quindi questo è da sempre stato considerato il primo documento ufficiale in italiano. Vedremo che, vedremo la prossima volta, che ci sono altri documenti che probabilmente sono venuti prima.